18 marzo. Nel 1981 viene girata la prima puntata di Quark, la narrazione della scienza come continua esplorazione delle leggi del mondo e dell'universo conosciuto passando per i piccoli e grandi interrogativi del vissuto quotidiano. Con Quark, piacere della conoscenza e spettacolo diventano un connubio vincente. Nel 1944 accadde l'ultima eruzione del Vesuvio, già provate dalle violenze e dalle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale. Le popolazioni della provincia napoletana dovettero subire il risveglio improvviso del gigante che domina il golfo del capoluogo partenopeo, il Vesuvio. Nel 2011 morì Enzo Cannavale. L'inconfondibile scuola eduardiana ha fatto di lui uno dei più valenti e versatili attori per 40 anni di cinema e teatro italiani. Nato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e scomparso nel capoluogo partenopeo nel marzo del 2011. Vincenzo Cannavale si ritrovò a passare dagli uffici dell'ospedale militare di Napoli alle tavole del palcoscenico, alla corte del grande Edoardo De Filippo. In quegli anni sviluppò la sua versatilità nel passare da ruoli comici a parti più impegnate. 19 marzo. Nel 1964 venne inaugurato il traforo del Gran San Bernardo. Una delle prime grandi opere del miracolo italiano fu la galleria di quasi 6 km che metteva in collegamento la Valle d'Aosta con il cantone svizzero del Vallese. Il primo traforo autostradale attraverso la barriera alpina aprì un fondamentale varco verso l'Europa. Nel 1955 nasce Bruce Willis. Nell'immaginario dei fan del cinema d'azione i suoi personaggi sono duri a morire, in particolare un certo poliziotto di nome John, il più folle e irriverente nella storia di Hollywood. Nel 1957 nasce Claudio Bisio. Popolare attore e cabarettista, lo si potrebbe definire il simpatico umorista della televisione italiana. Nato a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, si diploma alla Civica Scuola d'Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano, prima di calcare il palcoscenico dello Zelig, storico locale della periferia nord milanese e fucina di comici di successo come Paolo Rossi, Silvio Orlando e Angela Finocchiaro. 20 marzo. Nel 1800 Alessandro Volta presenta la pila. Una scintilla scoccata quasi per caso spalancò alla fisica e alla tecnica orizzonti impensabili nell'epoca dell'illuminazione a gas. La scoperta di Volta mostrò una nuova fonte d'energia che di lì a poco avrebbe avuto innumerevoli applicazioni. Nel 1916 Einstein pubblica la teoria generale della relatività, una rivoluzione filosofico-scientifica in 54 pagine. Tante ne occorsero ad Albert Einstein nel saggio I fondamenti della teoria della relatività generale, per ridefinire le leggi della fisica classica e offrire una chiave di lettura della realtà. Nel 1727 morì Isaac Newton, uno dei massimi studiosi della storia dell'umanità, scopritore di principi fondamentali della matematica e della fisica. 21 marzo. Nel 1931 nasceva Alda Merini. La maggiore poetessa italiana del secondo Novecento, autrice di versi di rara intensità in equilibrio tra dolore e follia. Nata a Milano, in una famiglia di modeste condizioni economiche, studiò pianoforte e a 15 anni esordì come autrice, scoprendo l'anno dopo quel male interiore, noto come sindrome bipolare, che l'accomunava ad altri grandi poeti del passato, da Charles Baudelaire a Lord Byron, da Francis Scott Fitzgerald a Virginia Woolf. Nel 1960 nasceva Ayrton Senna. La vita è troppo breve per avere dei nemici. Per tre volte è stato il più bravo di tutti, ma poi un incidente mortale gli ha impedito di continuare a sfrecciare per i circuiti di Formula 1. Nel 1980 nasce Ronaldinho, nato a Porto Alegre, Brasile, è un ex calciatore. Gioca nel Grêmio, Paris Saint-Germain, Barcellona, Milan, 76 presenze in A con 20 reti, e Flamengo. Centrocampista offensivo dell'Atletico Mineiro dal giugno 2012 al settembre 2014, comincia poi un'avventura nel campionato messicano, raccogliendo più critiche che consensi. 22 marzo. Nel 1963 esce il primo album dei Beatles, l'era del rock era già un fatto compiuto grazie a mostri sacri come Elvis, Jerry Lee Lewis e Little Richard. Eppure di lì a poco il mondo conobbe una rivoluzione musicale e culturale senza precedenti, destinata a durare 7 anni, la Beatlesmania.
Nel 1921 nasceva Nino Manfredi. Artisti come lui hanno dato lustro al cinema italiano, e non solo, nobilitando il genere della commedia, di cui è stato uno dei principali interpreti con Sordi, Gassman e Tognazzi. Nel 1967 nasce Mario Cipollini, nato a Lucca, è un ex ciclista su strada. Professionista dal 1989 al 2008, vince un campionato del mondo a Zolder 2002, una Milano-Sanremo, 42 tappe del Giro d'Italia, 12 del Tour de France e 3 della Vuelta a España. Si aggiudica per 3 volte la classifica a punti al Giro d'Italia. 23 marzo. Nel 1857 viene installato il primo ascensore per persone. Gli antichi dicevano che il mondo è fatto a scale. C'è chi scende e c'è chi sale e fino a 2 secoli fa nessuno poteva contestarlo. Poi qualcuno trasformò una cabina di ferro in un mezzo di trasporto sicuro e veloce. E la quotidianità domestica e lavorativa non fu più la stessa. Nel 1945 nasceva Franco Battiato, massimo interprete dell'avanguardia della musica italiana, è stato uno degli artisti più colti e innovativi. Impegnato su più fronti dalla filosofia alla pittura, passando per il cinema. Nel 1922 nasceva Ugo Tognazzi, pioniere della comicità televisiva e attore di eccelsa versatilità, sul grande schermo è stato il conte della commedia all'italiana. Nato a Cremona e scomparso a Roma nell'ottobre del 1990, esordì al cinema nel 1950 nei Cadetti di Guascogna, accanto a Walter Chiari. 24 marzo. Nel 1926 nasceva Dario Fo, sublime interprete ed innovatore del linguaggio teatrale, è stata una delle figure più eminenti del panorama culturale italiano. Nel 1874 nasceva Luigi Einaudi, annoverato tra i padri della Repubblica Italiana, la sua personale declinazione del pensiero liberale resta ancora attuale. Nato a Carrù, in provincia di Cuneo, e morto a Roma nell'ottobre del 1961, fu attivo come economista, politico e giornalista italiano. È stato il secondo presidente della Repubblica Italiana e gli sono state conferite lauree honoris causa dall'Università di Oxford, dall'Università di Parigi, da quella di Trieste e dall'Università di Algeri. Sempre nel 1874 nasceva Harry Houdini, nessuna catena. Camicia di forza o baule ha saputo resistere a colui che è passato alla storia come il più grande illusionista ed escapologo della storia. Ungherese di origine, Erik Weiss, così è registrato al Landgrafe di Budapest, si trasferì, nel 1881, con la famiglia negli Stati Uniti d'America, e qui a soli 8 anni iniziò le prime esperienze nei circhi come contorsionista.